Giorni si estende fino al mare. Il nostro paese della settimana è Cerci Maggiore, c'è andata per noi Elena Canonico. Siamo nel cuore del Sannio, a Cerci Maggiore, 4.000 abitanti ed un passato medievale ancora ben visibile nella parte più antica del paese. Posto alle pendici del Monte di Santa Maria, sulla cui sommità è possibile ammirare la chiesa romanica dell'Assunta, Cerci Maggiore domina su un territorio sottostante ricco di risorse naturali e sorgenti d'acqua. Nelle giornate di bel tempo si può ammirare uno splendido panorama che si estende fino a toccare il mare Adriatico, una vera e propria terrazza sul Molise. Il centro storico, che si sviluppa nella parte più alta del paese, è un intreccio di strette vie scalinate che conducono alla piazza in cui si affaccia la chiesa di Santa Maria della Croce. È qui che incontriamo Stefano, un giovane di Roma appassionato della storia di questo paese. Sono qui sia per vacanze che per, soprattutto per studio. Io ho origini cercesi e quindi mi dedico nei momenti di vacanza anche allo studio e alla ricerca genealogica di famiglie e alla storia del paese. Sono partito così, in realtà da piccole cose fino a diventare anche collezionista, a ricercare materiale fotografico, cartoline, storia postale di questo paese e del rapporto con il contesto circostante. Anche Cerci Maggiore, come tante altre realtà molisane, ha subito, soprattutto negli anni 50, una forte ondata di immigrazione. Stati Uniti, Canada, i paesi che più degli altri hanno accolto i cercesi in cerca di lavoro. Chi è emigrato non ha mai dimenticato la propria terra. Chi è rimasto ha cercato di mantenere saldo il rapporto con chi vive dall'altra parte del mondo, fino ad arrivare ad organizzare una piccola associazione Onlus, che bimestralmente stampa e distribuisce una rivista dedicata agli emigrati della zona. Mille metri è il nome del periodico a cui collaborano 7 volontari che dedicano il tempo libero alla stesura di articoli, interviste e a rispondere alle lettere di chi chiede loro notizie sul paese d'origine. Che diffusione ha la rivista Mille Metri? Allora, la diffusione è localizzata soprattutto nella regione, ma comunque si estende al di là dei confini regionali, nazionali, si diffonde soprattutto in America, dove ci sono la maggior parte degli immigrati cercesi. Dove sono localizzati prevalentemente gli emigrati cercesi? E comunque nell'America del Nord, anche se non mancano comunque cercesi che si trovano in Argentina, nell'America meridionale. Ma c'è anche chi, dopo una vita trascorsa all'estero per lavoro, ha deciso di tornare a casa per ricongiungersi con i propri cari, come Carmine, scalpellino di 77 anni, perché forte è il richiamo della terra di origine. Sono stato qui, poi nel 66 sono partito in Francia, ho fatto 20 anni in Francia e poi sono ritornato nel mio paese. E perché ha deciso di tornare al suo paese? Ma vedi, perché noi siamo sempre un paese nostro, pure che magari, non so, stai sempre a terra straniera, questo è. Che cosa pensava del suo paese? Ma vedi, non lo so, quando uno lascia il suo paese, tanti amici, tante, e pensa sempre a quello. Quindi tanta nostalgia. Il lavoro, allora come ora, è un tema spinoso per gli abitanti di Cerci Maggiore. Il territorio cercese è caratterizzato prevalentemente da contrade rurali in cui, fino a qualche anno fa, si coltivava la terra. Ora la sola agricoltura non è sufficiente per il sostentamento delle famiglie, che sono costrette a cercare altre occupazioni e ad abbandonare il proprio paese. Il nostro viaggio per le strade di Cerci Maggiore si conclude con un'ultima tappa, quasi obbligatoria, il santuario di Santa Maria della Libera, che custodisce una statua della Madonna ritrovata da un contadino nel 1412 e nel cui refettorio è possibile ammirare dipinti che risalgono al 1600.